Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? Mia figlia che va a cantare! E poi la canta! Good morning, buongiorno, buongiorno, siamo a Belvedere ragazzi, quindi suggeriteci, scrivete, noi verremo su tutte le spiagge del mondo, pure su Paluna, basta ne chiamare. Buongiorno. Allora, scusate un attimo, siamo con i beggisti, i rock and roll siamo. Allora, innanzitutto, ecco, la gente che lavora, buongiorno, lei si chiama? Salvatore Niente, non che lavoro, faccio finta di lavorare, però... Non sei il solo che fa finta di lavorare? No, non sei il solo. Ho lavorato 40 anni con Comune, mi penso, sai perché? C'ho una moglie curiosa io, no? La moglie? Come dici tu? Curiosa. Dal vedere siamo, Serafè. Dal vedere, marito. E quando non mi penso lavoro, un giorno poi c'è un pezzo di legno così. E ti maina? No, si chiama Aragiauna. Aragiauna, questo è il dialetto ragazzo di Belvedere. E l'ha messo dietro la porta. Cioè, c'era uno che si doveva sposare. La mamma della femmina diceva. La mamma della femmina diceva? La diceva per vedere, non mi dettavo io. È per vedere che c'è. Può dire dialetto? Ha detto... Parece di brutto però, la verità, cioè, meglio spagnolo di Napoli, Allora la mamma diceva, allora la prima volta, si è raccontato, che c'è? Alle 19 siamo, bravo. Ha detto, ma che c'è? Tu la sai questa storia? No, niente, ha detto, marito, ma aggiudite, cava breve, ha detto... Ha ragione. Allora, basta. Non incappare nello stesso coso dove lavoro. Fa finta che lavora. Però guardate il cappello, se la fai gentilmente c'è scritto. Cerco moglie anche usata, senza soldi, perché se non vedete con i soldi, informazioni rivolgerci a Centro Storia. Numero di telefono, non lo so. Dacci una maglietta. Quelle non la vuoti, c'hai tette troppo grosse. Dacci una maglia, allora mi pare di aver capito. Vediamo, innanzitutto aspettate un attimo. Un film vitica, perché io voglio andare a vedere se mi fanno, perché andiamo su per le spiagge. Bene. Buongiorno signor. Buongiorno. Possiamo? È un solo minuto, un saluto. Solo un saluto, buongiorno, come stai? Ti faccio conoscere Ginetta, guarda. Bene, topo. C'è un premio per voi, signor. I scappi, cominciamo già. Buongiorno, guardate che mare della Calabria, ragazzi. Risorse bellissime e che non sfruttano. Sì, ma buongiorno, come state? Grazie innanzitutto per la vostra cortesia. Le do un bacio. Grazie. Va bene. E il giovane, come stai? Benissimo. Bene. Aspettate qua, i BGS che abbonano di... No, nel senso che proprio i nanni dei BGS. Venite. Oh, solo un saluto. No, guardi. Allora, le regali adesso innanzitutto facciamo... Come stai? Ma dove sei? Bene, fate me che trippa però catena, pure qui. Alla Calabria è bella che ti fanno mangiare. Infatti. Allora. No, non la voglio la salsa, che io ce l'ho, la salsa me la fa mamma. Allora, facciamo una sfida, no? Lei assaggia questa, per vedere se è più buona che la mamma o che sa qua. Basta poco? Cominciamo, se la farà. È su Cassai. Perché noi... che mi ha fatto dire? Basta poco, è su Cassai. Ha capito? Niente, va bene. Vabbè, vieni qua, un giro della salsa, vieni qua. Tranquilla, una maglietta. Ma niente, che vado in televisione. Grazie, salutiamo. Ciao amico mio. Vieni qua, un saluto, sei del Veneto. Ma anche no, grazie. Non è del bene. Sì, ma è timido. La maglietta me la fa. Ecco qua, apri. Questa sì. Un solo saluto. No, meglio di no, grazie.
Meglio di no. ma scusate, posso uscire con una roba così grande? C'è di tutti e due, metà uno e metà una. Ciao! Sei gentilissima. Grazie. A lei. Grazie a te, grazie. Ma lei per... Attenti che è una mutanna, bene, bene. Andiamo sopra, sale. Grazie ragazzi! Buongiorno signora, il mare è bello, che ne aspettano i BG's? Presa diretta, compa? Arriviamo, aspetta una poco, aspetta. Ficca, se la ficca. Frate, mia panza. Ok ragazzi, mi potete dire, ciao. No, abbiamo un cantante qua, sono un cantante. Radio Onda Sud. Allora, veloce però, compa, che se no facciamo, noi ci dormiamo. Velocissimo, io sono il Celentano del Sud. Pensa a Nicola De Bara com'era allora. No, vabbè, ci assomiglia però. Comunque, un artista, mi chiamo Celentano di nome. Ah, sì. Celentano di nome. E come Albano? Faceva parte del Corrado di Barbore. Mi chiamo Raffaele Celentano, nato a Belvedere. Ma di cognome? Di cognome proprio, bravo. Di cognome di fatto. Siamo nati lo stesso giorno con Adriano Celentano. Ragazzi, un applauso da casa. E quindi... Mi hai spostato, Serafe? Parla, Serafe. Sì. Allora, ma lei cosa vuole cantare? Che cosa sa fare? No, io ho cantato, ho fatto 20 anni di radio, dedico in diretta con Radio Onda Sud di Belvedere Marittimo. Quindi mi ascoltavo, avevo un indice d'ascolto da Salerno, tu e tutta la famiglia tua. Sicilia, Isole Eolie, fino a Reggio Calabria. Quindi... Sto scherzando, no, no. Grazie davvero agli artisti che ci piace incontrare. Ma sapete che cosa che te vengono? Ho capito, se vai lo capito. A maglietta te da! Ho capito, se vai lo capito. 45 che cosa so capire? Allora, cerca moglie, cerca moglie, cerca moglie. Ma se vede la televisione. E sa che si vede come? Ma moglie ma non mi vede, no. Tua moglie ti vede, come ti vede? È una data del 1970. Mi sto portando. Grazie ragazzi, 1970. Veramente grazie per la cortesia. Abbiamo. Buongiorno, vuole salutare qualcuno, no? Ragazzi, grazie davvero per la cortesia, veramente. Ci vediamo il prossimo anno, ci vediamo, se ci siete. Signore, potete venire qua un attimo. A me super si spiace perché la mia pezza è casa, oramai siamo. Allora, i nuovi programmi saranno anche. Ringrazio nel frattempo. Buongiorno. Come stai? Bene. Ha suonato co. Nicky Lauda ha suonato, vabbè. Cobba, come ha? Un ne pigliaccio solo, ma che scherzo, che scherzo. Ragazzi, come noi scherziamo, Com'è che un bar italiano? No. Poco. Come vanno le cose? Tutte bene, frate. Signor, che vi comprate? Buongiorno. Buongiorno, come sta? Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, che facciamo un po' di pubblicità? Non guardate Stuart, non ne guardate. State comprando? Ma che sta comprando? Vedi che bello prosi. Grazie. Beh, accompagnateci, accompagnate. Ecco, abbiamo tre ragazze lì. Buongiorno, qua c'è un bel bar. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. Come state? Buongiorno signora. Che belle signore, che belle ragazze. Invece di andare al mare con questa bella giornata, che fate qua? No. Bene, che meraviglia. Dove sei? Vieni. Ah, sì, non facciamo lei. Ah, mamma mia, che pazienza che c'è qua. Leggi Nate, il coccodrillo, beh? Leggi il coccodrillo. Come stai? Bene, grazie. Di dove sei? Belvedere. E questo mare è bello, state qua? Perché fate degli acquisti? Sì. Fidanzati? Sì. Dov'è il fidanzato? Sta lavorando. Salutiamo. Ciao. Che cavolo che fa qua Jack e Irene, si romani. Ciao, grazie veramente. Venite. Andò, cerchiamo di dare un po' di. Buongiorno signor, buongiorno, come state? Bene, grazie. Che cosa avete. Una bella coppia. Buongiorno. Adesso scendo mia camminata su per spiaggia, non è mia, fateci. Accompagnatemi, ce l'andate a compagno, ma come? Vieni. Bene. Dove giovane, ecco qua, perché se no dici che sempre noi intervistiamo sempre la ragazza anche invece i giovani. Di dove sei? Scusami. No, non lascia stare. Vieni. Lascia stare. I giovani no, i meno giovani no. Come state? Lo possiamo fare un saluto a tutta la Calabria, Sicilia, Basilicata, a chi ci vuole seguire, per chi ci segue in tutto il mondo, deve sintonizzarsi su. Aspetta un attimo, un voi. La C.
I TV. E allora, caro amico, che sto fanno tutto per Madonna. No, scusa. Ciao, grazie. Arrivederci, ciao. Venga, guarda qua. Guarda, ragazzi, finalmente. Calenda, c'era poco, però. Allora, noi le diamo. Buongiorno, amico mio. Che non facciamo scappare i clienti, siamo cercando. Il fiore della Calabria. Non mi tocca la spalla, però. No. C'è la pistola, capito? Ah, questo. Buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto bene? Sono un po'. Piano, emozionato. No, emozionato. Che sta comprando? Bello questo vestito, veramente bello. Faccio vedere tutta la Calabria, tutto il mondo. Gina, per favore, non vale la cosa. È rattosa, Gina, come vedono masco se ci confonde. Allora, intanto, lei cucina, è sposata? Venga, si avvicina. No, non sono sposata. Meno male, c'è una cosa. Fidanzata, sì. Sì. Però cucina lei. Certo. Oh, sì, è bello. Ma è di dov'è? Di Belvedere. Guarda che begli occhi, ragazzi, sta ordinare, va. Ti presento a Mecuzzo e a Rosina, Celentano e... Lui lo conosco benissimo, signore non lo conosco. Allora, intanto, sì. Guarda qua, pasta poco e succa assai. Che cos'è questo? Pomodoro. Passata? Passata? I mo che è passata? Passata di pomodoro, brava. La salsa da nunna. Brava, che perché si dice, fusil il curubuco quando succhi succo succo. Ah, ecco. Lo sai dire? Dile. I fusilli curubu, fusiddi. I fusiddi curubuco quando succhi succhi o sugo. Brava, uso, ragazzi, un applauso, grazie veramente di cuore. Allora, me che abbiamo Oretta Berta, signore, la sorella di Oretta Berta. Come stai? No, potete fare. Abbiamo fatto uno scoop, ragazzi. Gina è innamorata di, come si chiama il vostro? Si chiama Jack, è un maschio. Jack e Ginger. Se ci sta imbruscinando, se ci sta. Allora, dammi la cosa che mo ci facciamo. La cosa era, viene Topos, dove Topos? Che ti vogliono bruciare, Topos? Bruciare nel senso da abbronzare, ragazzi. Intanto io... Grazie. E poi l'assaggio e poi ci passa la festa. Va bene, grazie, la ringrazio. Che begli occhi che ha, veramente. Questo me lo regala sul serio? Per la mossa, allora. Sì, che facciamo io? Grazie. Un fregando. È bello. Un fregando. Allora, vediamo un attimo. Signore, venga qui. Venga qui, facciamo. No, a che sta ancora nanna, a che sta ancora... Buongiorno, signore. Venga. Un arraggio, allora. Signora, venga. Lei. Guarda, come ne camo opera. Buongiorno, amico mio. Come stai? Un bacio qui, signor. Come stai? Te. Tutto, di dove sei? Ah, Belvedere, vabbè. Pensava che... Glielo posso fare un regalo, signor. Dove siete? Signore, questa siamo alla C, no, sul canale 9, signore. Buongiorno. Mi posso disturbare un attimo? Sì. Fermate un attimo, gioia mia, che stavo fogliendo per... Ma che fate? Di sicuro che una carrettata. Signora, facciamo una cosa. Sì. Mentre se no caccio tutti che ne vedono. Allora, certo. Sì. Ma ad una mano. Perché? No, pure adesso. Sarebbe meglio, quella è la sinistra. Che fa lei nella vita? Io attualmente la mamma. La mamma? Sì. E allora, signore, la mamma. Venga. Signora, la mamma, allora, se lei le piacciono le cose toste, dammi la mano. Le piace le cose toste? Dipende. Ma tua mano? Sì, va. La destra. E di nuovo? Sì, la destra. Ah, che sta a sinistra, ha ragione. Dammi la mano. Zacca. Zacca, signor, zacca. Zaccamo, tira! Non ti faccio niente, che mi interessa, che ti posso fare? A mezzogiorno quando vado a suo marito dice ti hai portato una bella cosa tosta. E sarebbe? La soppressata, signor, che idea? Però. Ocularina di Calabria di Kozak. La faccia vedere. Buone. Grazie, signore. Conviene? Un bacione. Tante belle cose. Me la lascia. E che paga ma mangio lui, eccetera. Buongiorno, signore. Come state? Di dove venite voi? Da casa. Però da posso dire una cosa? E basta, Gina, mi sta sciccando. Sai perché? Non sono il solo, perché siamo partiti da Cosenza. Sì, bravo. Vieni. Dite.
che te dici? Non è che mi ricordo perché tu, devi dire. Ah già scusa, no perché tutti e due siamo col giubbino e con la giacchiera e invece fa caldo. Ah, non è di Cosenza, è di Renna che che battuta che ha fatto. Ti ricordi i brutti, eh? Venga, la C9 signore, la C9 sul canale 19, grazie amico mio, offrigli una cosa, aspetta, se mi fermi, buongiorno, come state? Quando esci per televisione? Vedi, noi aiutiamo gli ambulanti perché... Ma esci per televisione? E ti capendo la lavatrice? Bella! Dopo. Dagli una cosa. Un signore, che vendete? Caramelle! Caramelle non ne voglio più, cioccolate in zucca e basta cocco tre. Andò i buoni devi prendere. Sei cercato i buoni. Cerchiamo una signora, una ragazza che volesse partecipare con noi. Hai trovato i buoni. Mamma mia. È la tua. Vedete che noi abbiamo le mutande. Come sta? Bene, l'ha detto. Come sta? Ecco. Mi passano tutti, ecco. Tiriamo. Che facciamo? Tiriamo da bene. Allora, innanzitutto le regalo questa. Però ci vanno i bicchieri, come si chiama? Carmelo Napoli. Signore, di dove siete? Ho detto quello non ci fa le fotografie e poi si mette là. Comunque, è una signora molto elegante. Allora, vedete a Cosenza qualche ungredà, signore. Vedete qualche volta a Cosenza. Ci ho studiato, ci ho insegnato, che ma oggi, ora insegnante sto qua, non posso... Allora ci vuole la macchinetta, adesso le regalo una bella cosa, per la grande... Si giri, signore, perché grazie. Sennò... Ma me che fate cata stamattina però... Gira, falla girare, Tomeco, falla girare. Eccola! Che cosa ha insegnato lei, signore? Che cosa ha insegnato? Dammi i buoni da sacchetto. Ho insegnato educazione fisica. Ah, sì. Appunto per questo. E quello è molto importante. Specialmente per me. Oh, fermatevi, signor. Guarda che se uomo e donna può mannare. Guarda. Ma come uomo e donna? Ha fortuna tua. Aspetta. Ma ora perché? Una bella macchinetta, signor. Non c'è un perché. È un gioco, un coso per conoscerci, per divertirci, per parlare un po' insieme a noi, per sdare. Oh, mamma mia, che male di capo catino. Ma quanto tanto piacere. Quando li vediamo queste foto? Si vuole rivedere. È logico. Le sabato alle 14. Sabato e domenica alle 14.30. E sono qua a fare il canale. Canale C. 19. La C. La C canale 19. Brava Celenda. 18. 19, signor, chi c'è 18 è una cosa, 19, sì. 18 ce l'hai sbagliato. 19, 1 no. Grazie signore. Gliela regala questo Pietro Reda, Diglio. Saluti i fratelli Reda di Cerizzano e Pietro Reda della Trone di Cosenza di Via Panebianca e Rende. Bravo, la ecco, vedi. Bravo, la cicala, bravissimo. Grazie signore, grazie per la cortesia. Grazie a voi. Belle cose signore. Speriamo di vederci sempre signore. Venite ragazzi, venite. Facciamo un saluto. Vicino, Ah, che grande, dove sei? Belvedere. Belvedere ci sono stato tanti anni fa, tanti anni. Ma sembra una vieni. Salutate, vieni qua. Sempre forza io. Era così simpatico, Forza io. Ragazzi, salutate tutti quanti, che fai nella vita? Io il cuoco. E se veda, compa, che benedica. In vacanza adesso. E allora, ragazzi, Antonio, che gli regaliamo? In vacanza sei? Sì, sono in vacanza. Tu ti raccomando? Un peccamorto, sapete un peccamorto italiano che cos'è? Lo metti i morti. Hai capito? Nessuno voleva fare, al nord l'ho fatto io. È un mestiere come tutti gli altri. È arrivato un giorno 8 clienti. Li mette la porta. Ma arriva proprio nel tuo, fateci. Tutti l'appartamento, tutte l'otto. Germi in quattro. Prima o poi pure tu, fateci. Vabbè, intanto ho messo agli altri, poi io si vede. Quando c'ho il tempo, ha ragione, metteranno a me. Ha ragione. Allora, dov'è il cuoco? Dov'è? Allora, vieni qua. Allora, raga, a te sei. Fatti la barba, però. Sì. Fate scendere mia pare di coso, pare. Allora, ecco qua, ragazzi. 100% calabrese, tu in questione è un invito, per io rispetto di tutti, per carità. Provatela, assaggiatela, facciti mangiare buono, va. Basta poco? E su? E succo. Su cassai. E dice? Ah, pasta molto e su cassai. Pasta poco. Pasta poco. E su cassai. Pasta poco e su cassai. Succo. Con dialetto. Soco. Però i fusilli con un buco. Quando succhi. Succo. No. Tu mangi. Allora, anche per questa puntata, vi saluto e vi abbraccio. Saluto la Publiora.
saluto la C con grande affetto. Ci stiamo trovando bene, grande progetto. Citta una poco, fermo una poco, fermo una poco. Saluta Topos. No, non mi deve interrompere, capito? Devo fare i saluti. Aspetta, c'è che essere un po' educato come ti hai imparato qui. Ma fra poco torno ando te e stanno pari mesi a casa però. No! E tu quando ti dico stai a casa tu come fai? Aspetta, aspetta! No, mi fai noi! Gnignignò! Gli voglio bene, ragazzi. Quindi ringrazio la C, Serafino, Giovanni Rodia. La C, grazie per l'accoglienza, ma pare, io dico sempre pare, che ci sono dei buoni progetti che a presto vedremo. Signore, vi abbraccio a tutti, Giovanni Rodia, Ivan Greco, Simone. Anne Gede che farò fraviotto, Anne Gede, tu ti raccomando, Anne la segretaria che farò fraviotto, che farò pagamento. Un scherzo, un bacio a tutti quanti, grazie presidente. Topo, squirt, squirt, gli detto. Ciao. Oh, dimmi, dimmi, abbiamo già chiuso, però. Bel vedere. Che cos'è? È un portagioia con una bella stella marina, guarda che bella. Porta fortuna. C'è uno per i capelli, aspetta. Sappiamo se hanno per i capelli, che sono una Allora ragazzi, questo insert lo voglio mettere perché per farvi vedere, no? L'affetto mi ha chiamato, come ti chiami? Bus mi chiama. Bus, come un pullman si chiama. Però il problema è che mi ha chiamato e mi ha potuto fare questo regalo. Guardate, questo è molto spontaneo, bello. Spontaneo, spontaneo. Assolutamente. Perché mi ha fatto questo regalo? Perché tu ci segui. Ci hai visto in televisione? Visto qualche volta, sei un uomo bello simpatico. Grazie di fare delle interviste per filmare. È una cosa bella. Grazie di cuore, amico mio. Buona fortuna. L'accento vuole altro, amico mio. Grazie di cuore. Ecco, questi sono attestati di grande affetto che mi piace vedere. Un bacione. Grazie di cuore. Grazie di cuore, ragazzi. Grazie di cuore. Buon lavoro.